Allora, io sono soddisfatta di questa incontro che abbiamo fatto, convenzione, perché penso che alle famiglie, siccome bisogna mettere unito tutto adesso, perché siamo in un momento di crisi e quindi un piccolo risparmio, penso che alle famiglie vada bene anche questo. Sono contenta che tu ti sei impegnato a fare questa convenzione perché penso che tu non l'abbia portata a casa così gratuitamente, tu abbia impegnato del tempo per fare questo e quindi questo tempo ti viene appagato dalle famiglie. Sì, non solo io, perché chiaramente ha lavorato tutto il consiglio di Api Energia e anche il consulente, il dottor Viroli. Dobbiamo dire che comunque da parte di te c'è stata una disponibilità alla trattativa, perché la convenzione attuale, che ricalca quella precedente firmata nel 2008, aveva gli stessi contenuti, ma con dei numeri totalmente diversi e delle condizioni totalmente diverse. Quindi io sono ben felice di poter contribuire con questo lavoro ad un maggior introito dato dal risparmio alle famiglie. E non dimentichiamo comunque che abbiamo lavorato anche per le aziende, perché noi abbiamo diviso la convenzione in due parti, la parte che riguarda il retail, che è quella delle famiglie, dei dipendenti, e anche la parte, soprattutto la parte che riguarda le aziende che non intendono comunque entrare nel nostro consorzio, ma che devono essere comunque da questo punto di vista tutelate, perché possono godere di condizioni di miglior favore. Cosa peraltro che tutta l'associazione, anche per altri versi, no, in altri Benefici. ambiti, si dà da fare per riuscire ad arrivare a questo. Io credo che, beh, ringrazio il Presidente Capra, il Dottor Biroli e tutto il Consiglio che ha lavorato insieme a te a Energia per arrivare a questo accordo che premia soprattutto la territorialità in un contesto comunque importante come quello energivoro, perché sappiamo benissimo che l'energia è uno degli elementi che fa perdere competitività alle nostre imprese italiane. Quindi avere una convenzione, diciamo, che aiuta, non è che risolve i problemi, perché purtroppo siamo molto distanti a livello europeo con i prezzi, però che ci aiuta un attimino a recuperare competitività nel seno della trasparenza, perché anche questo sappiamo che nella liberalizzazione del mercato dell'energia, come della telefonia, c'è molta confusione, ci sono molti regali che poi alla fine risultano essere invece al contrario degli incrementi di costo, e quindi credo che all'insegna anche di questa trasparenza abbiamo raggiunto un accordo interessante che va, come si è detto prima, anche a premiare, oltre alle imprese che ne beneficeranno, anche le loro maestranze che fanno parte integrante dell'impresa. A riguardo, Francesco, è chiaro che noi come consiglio e come consulente abbiamo messo a frutto le competenze, le conoscenze che abbiamo acquisito in questi 14 anni di gestione del consorzio. In maniera, diciamo, un po' diversa, comunque ci è servito molto mettere a frutto queste competenze, insomma. Credo che sia stato importante.